Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Gesù, ti amo con la tua volontà, vieni divina volontà a pregare in me e poi offri questa preghiera a te come mia, per soddisfare le preghiere di tutti e per dare al Padre la gloria che dovrebbero dargli tutte le creature. Mia Divina Maria, ti amo nella divina volontà, Regina Immacolata, Celeste Madre mia, vengo sulle tue ginocchia materne per abbandonarmi fra le tue braccia, per chiederti coi sospiri più ardenti che mi ammetta a vivere nel regno della divina volontà. Mamma Santa, tu che sei la regina di questo regno, ammettimi a vivere in esso affinché non sia più deserto ma popolato dai figli tuoi. Perciò, sovrana regina, te mi affido, affinché guidi i miei passi nel regno del volere divino e stretto alla tua mano materna. Guiderai tutto l'essere mio perché faccia vita perenne nella divina volontà. Tu mi farai da mamma e come a mamma mia ti faccio la consegna della mia volontà affinché me la scambi con la divina volontà e così possa restare sicuro di non uscire dal regno suo. Perciò ti prego che mi illumini attraverso questa meditazione per farmi comprendere sempre più e sempre meglio che cosa significa volontà di Dio e come vivere in essa. Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne. E benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. Dal Libro di Cielo, volume 14, 13 aprile 1922. Stavo continuando le mie solite preghiere ed il mio sempre amabile Gesù, sorprendendomi da dietro le spalle, mi ha chiamata per nome, dicendomi: Luisa, figlia del mio volere, vuoi tu vivere sempre nel mio volere? Ed io: Sì, o Gesù. E lui: Ma è proprio vero che vuoi vivere nella mia volontà? Ed io: Proprio vero, amore mio, né saprei né mi adatterei a vivere di un'altra volontà. E di nuovo Gesù: Ma fermamente lo dici? Ora, vedendomi confuso e quasi temendo, ho soggiunto: Vita mia, Gesù, tu mi fai temere con queste domande. Spiegatemi meglio, fermamente lo dico, ma sempre aiutata da te e nella forza della tua volontà, che coinvolgendomi tutta non potrei far nemmeno di vivere nel tuo volere. E lui, dando un sospiro di sollievo, ha ripetuto: Come ne son contento della tua triplice affermazione. Non temere non sono altro che rassicurazioni, raffermazioni e confermazioni. Come suggellare in te il triplice suggello del volere delle tre divine persone. Tu devi sapere che chi vive nella mia volontà deve elevarsi in alto,
ma tanto in alto da vivere nel seno della Trinità sacrosanta. La tua vita e la nostra deve essere una sola. Quindi è necessario e decoroso che sappi dove stai, con chi stai, e di uniformarti in tutto in ciò che facciamo noi, e che non forzata, ma volentieri, con amore e con piena conoscenza, tu viva nel nostro volere. Ora tu sai qual è la nostra vita divina? Noi ci divertiamo molto nel far uscire da noi nuove immagini di noi stessi. Stiamo in atto continuo di formare immagini nostre, tanto che cielo e terra sono riempiti delle nostre immagini. Le ombre di queste scorrono dovunque. Immagine nostra è il sole, e la sua luce è l'ombra della nostra luce che adombra tutta la terra. Immagine nostra è il cielo, che si estende ovunque, che porta l'ombra della nostra immensità. Immagine nostra è l'uomo, che porta in sé la nostra potenza, sapienza e amore. Sicché noi non facciamo altro che produrre continue immagini di noi che ci somigliano. Ora, chi deve vivere nel nostro volere, vivendo nel nostro seno, deve insieme con noi formare tante altre copie di noi stessi. Deve essere insieme con noi nel nostro lavoro, deve far uscire da sé copie ed ombre nostre, riempiendone tutta la terra e il cielo. Ora, nel creare il primo uomo, lo formammo con le nostre mani ed alitandolo gli demmo la vita. Avendo fatto il primo, tutti gli altri hanno origine e sono copie del primo, la nostra potenza scorrendo in tutte le generazioni ne ripete le copie. Ora, costituendo te figlia primogenita del nostro volere, è necessario che tu viva con noi per formare la prima copia dell'anima che vive nel nostro volere, in modo che come vivi in noi, così riceva l'attitudine nostra ed impari con la nostra potenza ad operare a modo nostro. E quando avremo fatto di te la prima copia dell'anima che vive nel nostro volere, ne verranno le altre copie. La via del nostro volere è lunghissima, abbraccia l'eternità, e mentre pare che tu ne abbia navigata la via, resta molto da fare e da ricevere da noi, per imparare i nostri modi e formare la prima copia dell'anima che vive nel nostro volere. È l'opera più grande che dobbiamo fare, perciò molto dobbiamo darti e molto conviene disporti per farti ricevere. Ecco le mie ripetute domande, è per disporti, per allargarti ed elevarti per compiere i miei disegni. Mi sta tanto a cuore che lascerei tutto da parte per raggiungere il mio scopo. Perciò sii attenta e fedele. Bene, bene interrompere la lettura e limitare la meditazione a questo brano molto bello e profondo che comincia con questa triplice richiesta di Gesù a Luisa che fa subito pensare, penso non sia solo la mia impressione, alla triplice domanda che Gesù fece a San Pietro dopo la risurrezione, no? Simone di Giovanni, mi ami tu più di costoro? Quello è un passo molto bello e molto importante, anche andare a vedere bene i verbi che Gesù usa e le risposte che dà Pietro, perché Gesù la prima due domande mi dice, usa il verbo agapao, che è l'amore di carità, l'amore ardente, e chiede più di costoro, e San Pietro risponde sempre con il verbo fileo, cioè ti voglio bene. Ecco, e alla fine, la terza volta, Gesù gli scende di livello, gli dice, Simone di Giovanni, mi vuoi bene? Quindi gli dice fileo per la terza volta, e anche San Pietro si preoccupa un po'
Dice: Signore, tu sai tutto, un po' come Luisa, no? Tu sai che ti voglio bene. Ecco, però quello che stava dicendo a San Pietro è che per fare il capo della Chiesa ti voglio bene ancora un po' poco. Ci vuole l'amore ardente di carità e più di costoro. Quindi non solo l'amore, amore, amore super, ma un amore più grande, l'amore più di costoro. Ecco, la domanda la potremmo certamente parafrasare, no? Quando Gesù chiede a Luisa: vuoi tu vivere nel mio volere? No. Che amore le chiede? A mio modestissimo avviso, le chiede un amore immenso, perché vivere nella divina volontà, prima di ogni altra cosa, richiede un amore, come dicono tanti atti, perso, sperso, immenso, totale, disposto a tutto. Ecco, puoi tu vivere sempre nel mio volere, no? Quindi fare nostra in tutto e per tutto la vita di Gesù, ma anche abbracciare la sorte terrena di Gesù e di Maria, che noi dobbiamo spesso e profondamente meditare. La loro profondissima felicità era però, come dire, ininterrottamente, ecco, costellata dal mistero della croce. Personalmente, insomma, qualche giorno fa rileggevo un episodio dalla mistica città di Dio di Maria da Greta, sconvolgente, ecco, quando Erode perseguita il bambino che voleva ucciderlo e devono fuggire in Egitto. E lì fa notare una cosa, anzitutto, che anch'io tante volte mi ero chiesto, no? Dice, la Madonna non si è fatta domande, dice, ma come? Ma c'ho mio figlio che è Dio, lo fermerà questo qui, no? Che bisogno c'è di scappare? Lungi da lei fare questa domanda, ha preso le valigie ed è partito. Non perché pensava che Gesù non avesse il potere, ma pur avendo il potere di fermare quell'uomo, non ha voluto, perché ha voluto soffrire lui e ha voluto che soffrisse la Sacra Famiglia questa pena grande dell'esilio. E poi durante il viaggio, venuto d'inverno, giorni scorsi, per regioni desertiche, era notte e dormivano non solo all'aperto, ma all'aperto senza neanche, non so, un riparo, una tenda, un tetto. Zero, all'aperto, e da mangiare non c'avevano niente, tanto è vero che un bel giorno, insomma, lì si racconta, quando la fame cominciava a essere tanta, quindi mangiava soltanto Gesù, perché mangiava il latte di Maria, sono andati gli angeli a portargli da mangiare, insomma, quindi. E la cosa sconvolgente è che sia un dialogo tra l'Altissimo e la Madonna, dove l'Altissimo dice: senti, mia colomba, io adesso voglio questa sofferenza da te, tu me la offri. E lei è chiaramente tutta tanta contenta, però. Ecco, la divina volontà è certamente che è un mondo tutto quanto divino e soprannaturale, però dobbiamo sempre ricordare che la viviamo in questo mondo come l'hanno vissuta Gesù e Maria. Luisa è il prototipo, la primogenita dei figli di Adamo, col peccato originale, che vivono nella divina volontà, no? Ecco, ma le primizie assolute sono Gesù, ecco, che però, ecco, l'ha vissuta per natura, non per grazia, perché unito ipostaticamente alla seconda persona del Verbo, e Maria, che l'ha vissuta come la piena di grazia. Ecco, quindi queste domande, fatte da Luisa, fatte a Luisa da Gesù, sono indubbiamente molto, molto serie. E così come fu per San Pietro, perché Gesù faceva quelle domande come per dire: senti, amico mio, renditi conto di quello a cui ti sto chiamando, no? E quindi non è un voler, come dire, scoraggiare, Gesù non vuole scoraggiare, no, assolutamente.
né impaurire, tantomeno. Però, ecco, vuole anche far prendere coscienza che si tratta della cosa più grande, stesso la dice, l'opera più grande che la Santissima Trinità vuole fare, e questo certamente ci ha avuto un aspetto del tutto peculiare in Luisa, ma qualunque anima che voglia vivere nella divina volontà deve pensare che sta facendo, sta cercando di entrare in quella forma di vita, in quel mondo, che sta alla Santissima Trinità più a cuore di ogni altra cosa, se si crede a quello che Gesù ha detto a Luisa Piccarreta, perché gliel'ha ripetuto in tutte le lingue possibili, in tutte le salse possibili e immaginabili. Quindi c'è la cosa che sta più a cuore della Santissima Trinità e è una vita che comporta, come dice Gesù, vivere nel seno della Trinità Santissima. Imparare, bellissima quell'immagine, no? Dei modi divini di essere, di operare, di agire, no? Resta molto da fare per imparare i nostri modi e formare la prima copia dell'anima che viene nel nostro volere. I modi divini che devono caratterizzare un figlio o una figlia della divina volontà, no? E chi è lo specchio? Oggi è la festa di Santa Teresa d'Avila, dove andiamo a cercare noi, ma dobbiamo semplicemente studiare ininterrottamente il libro della vita di Gesù e di Maria. Punto. Se vogliamo studiarlo bene e tornare a imparare a chiederci, cosa che non si fa mai abbastanza, in tutte le singole vicende, vicissitudini della vita, piccole o grandi, come le vivrebbe al mio posto Gesù e la Madonna, come reagirebbero loro. Cosa farebbero in certe situazioni? Cioè, questo discorso è un discorso assolutamente basilare. Non possiamo noi, cioè, pensare di vivere nella divina volontà quando abbiamo ancora dei stili e dei modi assolutamente umani, per non dire umani tendenti al peccatore andante, no? Ecco. Non si può, non si può. Gesù e la Madonna hanno portato il cielo sulla terra, hanno portato un modo di vivere diverso da quello del mondo, impegnativo, non è facile, è semplice vivere il Vangelo. Tante volte abbiamo meditato che alla sottile differenza che c'è tra il facile e il semplice, ma facile non lo è, no? E infatti la terza volta Luisa risponde un po' come San Pietro, dice: sì, ma lo voglio con tutto me stessa, fermamente lo dico, ma sempre aiutata da te e nella forza della tua volontà. Pietro alla terza volta che gli ha chiesto, siccome si è ricordato che l'aveva anche rinnegato: Signore, tu sai tutto, tu lo sai che io ti voglio bene, mi sembra di volerti bene, anche questa grande cautela che noi dobbiamo avere su noi stessi, sulla nostra disposizione, sui nostri sentimenti, sulla nostra volontà. Quando ci chiediamo davanti a Gesù: ma sto vivendo nella tua volontà? Signore, mi sembra di sì, se mi sbaglio correggimi, no? Quindi penso che questi modi un pochino pacati, non troppo sicuri di sé, ma mansueti, cauti, ecco, siano dei modi divini, perché noi non possiamo mica essere sicuri di conoscere fino in fondo la sincerità, la verità, la profondità delle nostre disposizioni. Solo Dio conosce bene il nostro cuore, no? Noi possiamo dire al Signore: Signore, per quanto mi sembra, per quanto riesco a capire, poi, se mi inganno, ti prego di correggermi. Desidererei questa cosa, ci sto provando,
Sto cercando di crescere, lo sto facendo, ecco, ma sempre con quella, mai dire, mai fare i proclami baldanzosi, insomma, ah, io qui fino alla morte, come successe al nostro caro grande padre, poi grande eroe, dopo però San Pietro, che grandi proclami del Giovedì Santo sono durati qualche ora scarsina, insomma, prima del triplice canto del gallo. Ecco, allora Gesù dice: attenzione, ora che mi hai detto che lo vuoi, sappi che chi vive nella mia volontà deve elevarsi in alto, ma tanto in alto da vivere nel seno della Trinità sacrosanta. Quando Gesù evidentemente fa queste affermazioni, nessuno è autorizzato, ma certamente così non sarà, a prenderle in maniera anche qui tronfia o superba, o non saprei come dire, no? Oh, superba, ammazza, oh, io devo vivere nel seno della Deità sacrosanta, mentre gli altri, ecco, qui ci abbiamo in soccorso tra un paio di domeniche, con il caro Vangelo di Luca ci sarà la parabola del fariseo e del pubblicano, quindi attenzione a non incarnare questo stile, no? Ecco, però questa è la verità. Vivere nel seno della Santissima Trinità, cosa disse la Madonna di se stessa recentemente? C'è stata una meditazione, no? Dove Maria stessa proprio diceva: guarda che ti sto facendo riflettere su quello che io dissi a Bruno Cornacchiono, io sono colei che sono nella Santissima Trinità. Una delle chiavi di interpretazione di questa misteriosa ma vera frase di Maria Santissima è questa: chi vive nella divina volontà vive nel seno della Trinità Santissima, perché la vita della Santissima Trinità è vita retta, governata e animata dall'unica comune volontà delle tre persone divine. E quindi, punto primo, Gesù dice: io dico questa cosa perché entri nell'ottica che la tua vita e la nostra deve essere una sola. Però, come diceva Santa Teresa, ecco, che raccomandava sempre di leggere nei libri aperti di Gesù, io mi permetto di aggiungere di Maria, dentro la Trinità Sacrosanta si entra solo attraverso la mediazione della Santissima Umanità di Gesù. E questa via era, è e sempre rimarrà una via obbligata. Noi siamo ancoratissimi al nostro unico mediatore e sommo sacerdote, che è appunto Cristo. Quindi è decoroso che tu sappi dove stai e con chi stai, quel chi nel testo alla C maiuscola. Attenzione, e questa vita, ecco un altro aspetto fondamentale, mai sufficientemente meditata, non forzata, ma volentieri, con amore e con piena conoscenza. Cioè, la vita di un figlio della divina volontà non è quella vita, come dire, grigia di un poveraccio che dice: ah, mamma mia, non posso mai fare come mi pare, devo fare sempre quello che vuole qualcun altro. Siamo costellati di croci, di tribolazioni, non se ne può più. Però tocca fare la divina volontà e quindi amen. Che brutta cosa questa qui, no? Brutta questa cosa qui. Non forzata, non ti obbliga nessuno. Cioè, questa è una scelta libera, ponderata. Come tutte quante le scelte che sono veramente libere, che sono veramente nostre anche, no? Diciamo pure questo. Se è fatta in maniera veramente libera e veramente nostra, sono molte le probabilità che poi saremo capaci di seguire questa scelta, di assumercene le conseguenze, di abbracciarne le difficoltà, gli impegni, gli oneri. Perché non ti ha costretto nessuno, l'hai scelto tu.
E oltre che questa libertà essere, diciamo, il pieno rispetto del nostro statuto ontologico di immagini e somiglianze di Dio, adesso vedremo brevemente questi divertimenti della Trinità nel fare le immagini di se stesse. La più bella e la più perfetta siamo noi. Quindi non forzata, ma volentieri. Quindi con una volontà che è contenta di questa scelta e non torna indietro. E non si muove da questo orizzonte. Poi con amore. La vita di volontà era una vita di più grande amore che si possa concepire. Quindi tutto è risolto e vissuto nell'amore, no? Come diceva San Paolo, la legge per chi vive in questo mondo non serve quasi più, non perché non la si debba osservare, ma perché la si osserva con estrema, diciamo così, facilità e gradevolezza. Non ci, cioè, se questa scelta è autentica, non ci possono essere opzioni di peccato, non ci sono, d'accordo? Questo non vuol dire che diventiamo supereroi o impeccabili, perché possono succedere a volte anche delle mancanze anche grossolane, ma del tutto involontari, del tutto inconsapevoli, perché purtroppo fino a quando siamo in questo mondo non possiamo sfuggire alle miserie e alle debolezze strutturali che ci portiamo dietro. Quindi volentieri, con amore e con piena conoscenza, viva nel nostro seno. Quindi Dio non fa sorprese e misteri. Per questo vuole che anzitutto noi ci applichiamo a conoscere questo mondo, per sapere quello che ci aspetta. Ecco, poi Gesù spiega: qual è il divertimento nostro? Interessantissimo, la Santissima Trinità si diverte. Quindi mi raccomando, tutti quanti noi quando pensiamo al paradiso dobbiamo pensarlo come luogo di grandi divertimenti, non certamente grossolani, ma i divertimenti lì sono grandissimi e non ci sono nient'altro che essi. Ecco, loro si divertono nel far uscire immagini di se stessi, che in maniera sempre meno imperfetta ne riflettono attributi, bellezze e grandezze. Il culmine di questo, chiaramente, come la Santa Madre Chiesa insegna, è nella creazione dell'uomo, prima che ovviamente la Santa Madre Chiesa. C'è il libro della Genesi che esplicitamente afferma la creazione dell'uomo a immagine e somiglianza nostra, tra l'altro, quindi dice un prequel, diciamo un prequel misterioso, ecco, della futura rivelazione del mistero della Santissima Trinità. Facciamo l'uomo a nostra immagine, a nostra somiglianza, cambia il testo della Genesi, no? Dice bene, chi vive nel nostro volere, allora che cosa dovrà fare? Questa immagine un po' dice, ecco, deve insieme con noi formare tante altre copie di noi stessi, deve essere insieme con noi nel nostro lavoro, deve far uscire da sé copie d'ombre nostre, riempiendo tutta la terra e il cielo. Quest'operazione sappiamo bene che si fa con gli atti, con i giri e con le fusioni, perché attraverso queste operazioni noi certamente non abbiamo la possibilità di rifare esattamente quello che fa la Santissima Trinità, ma possiamo certamente cooperare a questa, come dire, ininterrotta, universale, continua produzione, diciamo così, di copie ed ombre della Santissima Trinità, imparando ad operare nella Divina Volontà. Ecco. Poi Gesù fa un ultimo passaggio prima di chiudere. Anche tu. Cioè, che cosa succede? Per quanto riguarda queste immagini di noi stessi, noi abbiamo fatto il prototipo, che era Adamo, no? Quello abbiamo fatto noi. Ma una volta fatto il prototipo, il resto della razza umana viene, come dire, più facile, perché hanno origine dal primo, il capostipite dell'umanità, no? Certamente la nostra potenza poi scorre in tutte le generazioni, ripetendone le copie, certamente. Però il prototipo era fatto. Così tra i figli di Adamo ci deve essere un prototipo
una primogenita, Gesù la chiama, di chi vive nella sua volontà. Ricevendo l'attitudine divina e imparando con la potenza della Santissima Trinità a vivere a modo nostro. E quando abbiamo fatto l'idea, l'unica copia dell'animo che vive nel nostro cuore, ne verranno le altre copie. Quindi questo ormai è un discorso che appartiene al passato, perché possiamo e dobbiamo credere che questa copia che Gesù si è fatto con Luisa sia ben riuscita. E quindi, noi che ci mettiamo in questa serie, d'accordo? Ci mettiamo, desideriamo, insomma, desidereremmo meglio ancora entrare in questa serie e, confidando nella potenza divina, come ha fatto Luisa, ma anche con fermissima risoluzione, ci disponiamo a entrare in questa onda, ecco, e in questa scuola dove si imparano i modi divini e si impara a vivere ed operare nel divino volere, oltre che ovviamente a vivere di divina volontà, accogliendo con amore tutto quello che l'Altissimo ci pone dinanzi e imparando a reagire, torniamo da dove siamo cominciati, a tutte le cose alla divina, quindi come facevano Gesù e Maria. Bene, o Santa Vergine Maria, tu certamente, ecco, sei l'immagine perfetta, una copia perfetta di questo divino progetto. I tuoi modi sono tutti i suoi modi. E la tua, ecco, meravigliosa libertà sempre in atto di esercitarsi nel unirsi, nel fondersi, nel cercare, nel fare tutto quello che Dio voleva, è il nostro modello, è la nostra risorsa ed è anche quello che noi ti chiediamo come aiuto, ecco, per poter percorrere sempre quotidianamente con sempre maggiore convinzione, risoluzione, nella convinzione che giorno dopo giorno si compiono dei passi ulteriori, ecco, di consolidamento, di formazione di questa vita, di questo regno dentro il nostro cuore. Con il tuo aiuto e con la tua intercessione, ecco, rafforza sempre la nostra volontà perché sia fermamente risoluta, decisa, senza voltarsi indietro, ecco, nella coscienza della grandezza del dono ricevuto e dei compiti, degli impegni che questo comporta e della perseveranza che è necessaria avere per vivere sempre più e sempre meglio in questo santo e divino regno. Nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Ti benedico per aiutarti, ti benedico per difenderti, ti benedico per perdonarti, ti benedico per liberarti da ogni male, ti benedico per consolarti. Ti benedico per farti santo, ti benedico dunque nella divina volontà, nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Fiat Ave Maria.